Per 30 anni dalla sua bottega ha offerto il meglio delle maschere in cartapesta, esemplari entrati nella storia del genere a Venezia, sua città di adozione, e non solo. Poi la svolta. Guerrino Lovato, vicentino di Brendola, non ci ha pensato due volte. Ha deciso di chiudere un'epoca della sua vita artistica per affrancare mani e pensiero da quella che potremmo definire la richiesta su ordinazione, la committenza quindi. Si ritira così in quello che lui ama definire il magazzino del pepe, il suo studio, dove istinto e scelte non hanno confini. Libertà, anticamente, tradizionalmente, anche per una parte della mia vita, è stata legata alla committenza. Poter vivere, poter mantenersi, poter mangiare, significa doversi mettere a disposizione di un pubblico che ti chiede quello che sai fare. Quello che sai fare è qualcosa che esce dalla tua capacità e dunque dalla tua creatività, dalla tua inventiva, dal tuo sapere, dalla tua intelligenza. In questo momento che mi sono affrancato, diciamo, dei bisogni primari, lascio spazio finalmente alla concretezza di poter realizzare quello che sto pensando, quello che mi interessa esprimere al di fuori della committenza. Le sue opere adesso nascono dalla voglia di immaginare, dando un perché, per certi versi, alla curiosità artistica. Le sculture che sto facendo ora, al di fuori di una stretta committenza, sono legate a quello che è sempre stato il mio interesse, anche da storico dell'arte, da storico delle immagini, i significati, i concetti, l'iconologia. Che cosa significa? Perché è fatto così? Perché ha in mano quella cosa? Perché quella scultura è in quella posizione? Quindi le sue scelte nascono comunque da un lavoro di ricerca. Storica. Assolutamente. I libri, quindi. I libri come motore di una fantasia da far viaggiare su binari storici. I libri come un ingranaggio capace di innescare voglia di ricerca e voglia di creatività. I libri hanno le immagini e io ci vivo addosso, ci vivo sopra. Come li sceglie? Li scelgo a tematiche e dunque a tappeto tutto quello che riguarda la scultura che nel commercio l'ho comperato negli anni. Lei riproduce o prende spunto? Non mi vergognerei né dell'una né dell'altra cosa. Prendere spunto significa farsi provocare dalle immagini, copiare è sempre stata una tecnica di altissima cultura un tempo. È comunque possibile anche creare rielaborando. Sì, io mi sento obbligato, per una mia forma mentale, di usare le immagini del passato. Questa è la porta del sonno, è la mia ultima grande fatica non ancora finita. Tratta del tema dell'ebbrezza di Noè, del tema di nascondere, di mostrare, di velare, di svelare. È una compagine di 32 formelle che raccontano la stessa storia. Dove c'è la sua rielaborazione, la sua anima in sostanza? Beh, direi in tutto questo, in tutto quello che state vedendo, in tutto quello che è la ricomposizione di un tema tradizionale composto in questo modo. Lì c'è la novità. Questa non ha precedenti. Ma lei perché fa queste creature? Bello creature, grazie. Sono delle figure umane, dunque sono delle creature. Perché c'è un'insopprimibile forza interiore di voler raccontare delle storie. Mi piacciono le opere che hanno dei titoli, che hanno dei racconti, che hanno dei soggetti. Non mi interessa l'arte astratta. I libri, anche come voglia di scoprire, senza però accontentarsi di immagazzinare il sapere, ma anzi di crearlo. Da qui l'affermazione di Guerrino Lovato su di una scultura alle gallerie dell'Accademia che in questo periodo sta suscitando scalpore. Ho scoperto che giaceva nelle gallerie trasportata circa un secolo fa una statua colossale, probabilmente di San Pietro o di San Paolo, di uno scultore del 300. Non era mai stata identificata né l'epoca, né il soggetto, né l'autore. Ho messo a disposizione degli studiosi la mia scoperta che identifica tutti e tre questi punti. Marco Romano, 1320, San Pietro. Qual è stata la reazione dei critici di fronte a questa sua affermazione? La sovrintendenza veneziana ai giornali, nascosta dietro l'anonimato, ha detto che probabilmente è di un secolo dopo. Io spero si svelino, si scoprino. Grandi storici dell'arte, potrei fare dei nomi ma non mi sembra opportuno in questo momento, mi hanno scritto confermando la bellezza del capolavoro di Marco Romano. Come ha avuto questa intuizione? Che cosa l'ha messa sulle tracce di questa scoperta? Un grande lavorio di sedimentazione di immagini,
alla frequentazione delle cose vere a Venezia, San Simeon Grando, che contiene il capolavoro di Marco Romano, la visita di questa mostra, che aveva opere sue e fotografie, e poi il collegamento con questa opera dispersa, nascosta, al centro delle gallerie dell'Accademia. Ma lei si sente più storico dell'arte o più artista? Beh, come il grande storico dell'arte e pittore Carlo Ridolfi, per il quale ho costruito questa scultura che verrà posta a Lonigo il 15 di marzo, lui era di Lonigo, mi sento l'uno e l'altro. Mi sento, come era un tempo la storia dell'arte, che veniva descritta dagli artisti e non erano per niente delle persone disinformate.